Quando si interviene in un contesto come questo, con un contratto appena chiuso, come dire, è un momento anche di raccolta del risultato dopo una fase complessa, cioè lo si sente da tutti i vostri interventi, anche la giusta, come dire, la giusta soddisfazione. Io cioè, credo il mio contributo qui possa essere quello di condividere la visione da chi ha seguito tutto dall'esterno e che segue anche altre categorie, altri contesti. E vi posso dire che, non vi del resto non vi sfuggirà, che è stata una trattativa, non so anche Cristina poi cosa ne pensa, veramente unica e diversa rispetto alle altre. Cioè, prima, quando Sileone ha finito di parlare, ho visto di sfuggita una slide balenare con la differenza rispetto al risultato economico della vostra trattativa rispetto alle altre. Cioè, ci sono trattative anche con, come dire, contratti buoni, come sta diventando ad esempio quello dei metalmeccanici che è pagato ex post, arriveranno intorno ai 300 euro, ma anche qua, cioè, non Ecco, c'è niente, cosa. eccola qua, non c'è niente di, ecco, Sileoni è fornitissimo, subito, però. E c'è una differenza enorme. E, quindi mi chiedevo anche, certo, è un settore che ha avuto la possibilità di dare questo ritorno ai lavoratori, però insomma, questo è un tema. E dal punto di vista del sindacato in particolare, mi permetto di fare una piccola provocazione, nel senso, cioè, qui avete iniziato a trattare che in pratica c'era già uno dei più importanti gruppi che aveva detto ok, Però ci siamo. io non riesco a star zitto in queste occasioni. Lo sapevo. Beh, in effetti il mio spunto era Ma cercare ha di finito la domanda, infatti la No, io risposta è finita. chiaramente so quello che voglio dire e so quello che non voglio dire, però il problema che è sempre è la storia che prima o poi si ripete, no? Se per anni, questo vale per qualunque persona, per qualunque famiglia, per qualunque settore, per qualunque categoria. Se per anni, e noi in Italia siamo specializzati in questo, se per anni ripetiamo gli stessi rituali, che comunque non ci sono i soldi, anche quando gli utili delle bilanci vanno alle stelle, questa storiella è stata spazzata via. E io vorrei che dei giornalisti del settore qualificati come voi, questo aspetto lo metabolizzaste in maniera profonda, anche se purtroppo sono anni che pure voi avete il vostro contratto nazionale ancora da Non ne rinnovare. parliamo, quelle ci vorrebbero altri Ecco. tre convegni. Cioè vuole vincere facile. No, no, Esatto. no, glielo dico perché non voglio incivare. Ma di dire esattamente come sono andate le cose sono andate che un amministratore delegato. Non della Banca del Cimino di Viterbo che non c'è più, del gruppo più importante che c'è in Italia, no? Che ha preso una decisione dicendo che per lui 435 euro era una richiesta legittima di fronte all'inflazione, di fronte ai contratti fermi da anni, di fronte alla situazione economica grave e di fronte al fatto che se non si fosse raggiunto un accordo in ABI, Intesa avrebbe pagato comunque i suoi dipendenti. Ma le richieste le ha fatto il sindacato, no? Poi la dimostrazione, la dichiarazione l'ha fatta da noi, la poteva fare da qualsiasi altro, da qualsiasi Un'altra altro occasione, un altro contesto, in qualsiasi convegno. altra organizzazione sindacale. Quello che nessuno, no, quello che si fa finta di capire perché mancano spesso le palle, tanto per essere un po' romano, un po' Civitavecchiese, un po' milanese, è che una persona ha ribaltato il tavolo. Gli altri si sono lamentati e non lo hanno contrastato nelle sedi opportune. Questo è successo. Poi vogliamo raccontarci Biancaneve e Sette Nani? Ce la raccontiamo Biancaneve e Sette Nani. Ma la realtà è che è stato interrotto un rituale che per anni ha fatto perdere tempo a tutti.